Buonasera, sono la dottoressa Monica Piantadosi, dirigente dell'Istituto Professionale di Stato per l'Enogastronomia e l'Ospitalità Alberghiera Angelo Celletti di Formia. Siamo lieti di essere stati selezionati per poter partecipare e dare il nostro contributo ad una giornata così importante promossa dalla LILT, Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori. La nostra scuola è aperta e sempre pronta ad accogliere iniziative di questo genere, proprio perché crediamo fortemente nell'ampliamento dell'offerta formativa per i nostri studenti. Oggi gli studenti del percorso per istruzione per gli adulti sono impegnati nel laboratorio di cucina per poter realizzare un menù speciale, un menù particolare, perché la cultura della prevenzione contro i tumori parte proprio dalla scelta degli alimenti per la preparazione dei piatti, parte da stili di vita sani e salutari, parte dall'adozione e la pratica di buone prassi, e noi come Istituto Alberghiero promuoviamo questo percorso già da tempo. Buonasera a tutti, intanto grazie alla dottoressa Piantadosi, dirigente dell'Istituto Alberghiero di Formia, grazie alla professoressa Maura e a tutti i docenti e a tutti gli studenti del corso serale per questa bellissima iniziativa in collaborazione con la Lega Italiana Lotta Tumori, sezione provinciale di Latina e nello specifico della delegazione di Gaeta Sud Pontino. Siamo qui oggi all'Istituto Alberghiero di Formia per parlare di sana alimentazione, perché la prevenzione primaria incomincia a tavola, incomincia con la buona alimentazione, con le buone abitudini e con i sani e corretti stili di vita. Un'alimentazione adeguata è il primo motivo per difenderci dalla malattia purtroppo del secolo, che è il tumore, il cancro. E noi come delegazione siamo ubicati a Gaeta in via Firenze 2, alle spalle della Casa Comunale, abbiamo una sede e un ambulatorio certificato ASL. Gli orari di apertura sono il martedì, il giovedì e il venerdì, e nei nostri ambulatori a partire da subito dopo l'estate avremo dei servizi di prevenzione oncologica per quanto riguarda la dermatologia e molto probabilmente anche per quanto riguarda la senologia, nonché la psico-oncologia e la lotta al tabagismo. Io colgo l'occasione anche per ringraziare tutti gli amici della delegazione di Gaeta, tutti i volontari che sono qui presenti, e aggiungo che oggi la LILT sezione provinciale di Latina festeggia i 40 anni della sua istituzione, 21 maggio 1981, mentre la LILT nazionale festeggerà i 100 anni il prossimo 2022. Quindi siamo fieri e orgogliosi di rappresentare questa grandissima associazione, che è la più grande associazione per quanto riguarda la prevenzione oncologica in Italia, e quindi come volontari non ci fermeremo mai e non ci stancheremo mai di aiutare tutte le persone che ci chiedono a noi il loro supporto. Grazie a tutti quanti voi e buona serata. Ha detto bene il delegato della sede di Gaeta della LILT, Rosario Cienzo. Siamo all'interno dell'alberghiero. Professoressa Monica Maura,
precisamente dove siamo? Buonasera, siamo all'interno del laboratorio polifunzionale dell'istituto, il nostro fiore all'occhiello, in compagnia del corso ITA. Che cosa abbiamo preparato questa sera? Cosa vogliamo mostrare? Allora, abbiamo preparato dei piatti seguendo la buona e sana alimentazione, quindi abbiamo utilizzato prodotti del territorio, prodotti di stagione, applicando cotture semplici. Vogliamo vedere? Sì, il piatto è composto da delle fave, dei calamari che sono solamente scottati e poi sono conditi con un filo di olio acuto. L'importanza della prevenzione a tavola. Ecco, abbiamo preparato questa sera quali piatti? Allora, questa sera presenteremo tre piatti. Il primo piatto è una zuppa di fave con dei calamari, tutti i prodotti di stagione del nostro territorio. Il piatto si compone con una base di una frisella con del pane fatto con del pane integrale, delle fave cotte al vapore e un calamaro semplicemente scottato. Io approfitto della presenza della nutrizionista della sede della LIRT di Gaeta, la dottoressa Eleonora Bruno. Dottoressa, fave e calamaretti, un abbinamento perfetto? Sì, penso che sia un ottimo abbinamento, ottima la scelta della zuppa. Oggi stiamo osservando sempre di più un maggiore interesse verso un'alimentazione sana, un'alimentazione varia e quindi salutare, un po' verso quell'alimentazione che caratterizzava la vita dei nostri nonni. Infatti torna di moda la famosa zuppa e proprio questo abbinamento che è stato fatto crea un piatto completo. Per piatto completo si intende quel giusto apporto di proteine, carboidrati e lipidi che si dovrebbero assumere giornalmente in un pasto. Quindi proteine che vengono date proprio dai calamaretti, che hanno un buon apporto proteico e sono ipocalorici proprio perché presentano il 70 kcal per 100 g di prodotto e quindi sono indicate proprio per quelle diete ipocaloriche. Sono importanti i calamaretti perché hanno una bassa percentuale di grassi saturi, mentre un'alta percentuale di acidi grassi poliinsaturi, i famosi omega 3, quindi l'acido eicosanoico e l'acido docosanoico, che sono importantissimi sia da un punto di vista cardiovascolare, da un punto di vista cardiocircolatorio, ma anche neuronale. Infatti gli acidi grassi poliinsaturi, gli omega 3, rappresentano proprio le membrane dei neuroni. Pensiamo che rappresentano proprio il 50% del peso complessivo dei neuroni, quindi è importante nutrirsi e fare consumo giornalmente di prodotti che abbiano questi acidi grassi poliinsaturi, quindi a partire dall'infanzia fino alla terza età in cui si verifica inevitabilmente un declino cognitivo, proprio per prevenire questo. Sono importantissimi anche perché presentano una buona quota di vitamine, di sali minerali quali calcio, fosforo, magnesio, mentre per le vitamine abbiamo la vitamina B3 che è importantissima sempre a livello neuronale. Quindi i nutrizionisti oggi consigliano proprio un consumo regolare di calamaretti per gli studenti, per gli adolescenti che si trovano in fase di crescita, proprio per lo sviluppo neuronale, per il mantenimento di quelle sinapsi neuronali e quindi le membrane. Allo stesso modo anche le fave hanno un buon apporto di proteine, sono ricche di fibra, ma attenzione, innanzitutto hanno un basso apporto calorico, però le fave secche hanno si presentano quattro volte più caloriche rispetto a quelle fresche e presentano un aminoacido importantissimo chiamato levodopa o L-dopa che va sempre a portare benefici a livello neuronale, quindi è un ottimo abbinamento, poi con le friselle che rappresentano una fonte di carboidrati, quindi ottimo. E vogliamo dire qualcosa sul condimento? Ho sentito parlare di peperoncino, come...
Il peperoncino innanzitutto ha un aminoacido che è la capsaicina, un alcaloide, e questo dà delle ottime proprietà. Innanzitutto è benefico per l'apparato digerente, quindi permette la digestione, proprio perché va a stimolare le cellule gastriche nella produzione di acido. Ovviamente non è indicato per chi soffre di reflusso gastroesofageo, chi ha cardiosincontinente, poiché potrebbe incrementare, quindi aumentare il fenomeno di pirosi, quindi il brucio di gastrico. Quindi diciamo peperoncino sì, ma con moderazione. Sì, allora, primo piatto promosso, ragazzi, bravi. Ecco, vediamo il secondo. Alici gratinate agli agrumi. Sì, allora sono degli alici di Gaeta, sono profumo degli agrumi. Abbiamo cercato di riprodurre un piatto comunque fresco, un piatto comunque molto salutare, perché ha pochi ingredienti all'interno e quindi possiamo assaporare bene l'alice. Abbiamo cercato di dare freschezza a questo piatto utilizzando il succo del limone, il succo delle arance e il classico filo di olio a crudo, in modo che tutti i sapori vengano esaltati. Dottoressa, le alici, quindi il pesce azzurro, è vero che fanno molto bene alla salute? Sì, una preziosità del nostro mare. Le alici sono dei pesci molto piccoli, ma con un valore nutrizionale di grandissima portata. Sono sempre ricchi di acidi grassi polizzaturi, quindi importantissimi sempre per il sistema cardiocircolatorio, cardiovascolare, sempre da un punto di vista neuronale, e in particolar modo vanno ad abbassare quello che viene chiamato grasso cattivo, quindi LDL, aumentando gli acidi grassi buoni, quindi HDL. Ma questo abbinamento con gli agrumi è insolito? Sì, è insolito, e gli agrumi sono molto benefici, il limone e l'arancia che abbiamo visto, soprattutto la buccia, è la parte migliore e presenta una buona quota di vitamina C e di acido ascorbico, quindi importantissima. Vitamina C è importante, ci aiuta a contrastare le infezioni, ma è importante anche per contrastare i radicali liberi, quindi prevenzione per il cancro. Benissimo. Professoressa, l'ultimo piatto in tavola. L'ultimo piatto è una torta con crema di fragole e kiwi golden. La particolarità di questo dolce è nella realizzazione del pan di Spagna, che viene fatto con una farina di frumento integrale e del rosmarino. Abbiamo utilizzato, come potete vedere, prodotti di stagione, tutti i prodotti provenienti dal nostro territorio. Abbiamo le fragole di Terracina, il kiwi della zona di Latina e il rosmarino del nostro orto. Dottoressa, un dolce che è veramente ottimo per la sana alimentazione, farina integrale e frutta di stagione. Sì, farina integrale è una scelta giusta. Oggi conosciamo vari tipi di farina, li possiamo vedere al supermercato, la farina 00, 0, 1 e 2. Queste si classificano in base alla lavorazione e alla macinazione del grano, quindi della cariosside. Diciamo che la farina 00 e 0 sono quelle meno consigliate, però utilizzate nella panificazione perché rendono il pane più soffice, più bianco. Non sono consigliate perché con la lavorazione del grano avviene l'eliminazione della parte esterna della cariosside, quindi della crusca, che è fonte di fibre, e del germe, che invece è la fonte di vitamine e sali minerali, importantissimo, che invece è presente nella farina integrale, quindi la farina 1, farina 2, semi integrale, e quindi importantissimo. E per quanto riguarda la frutta di stagione, è ottima. Insomma, la scelta del kiwi abbinato con le fragole hanno sicuramente una buona fonte di fibre, infatti favoriscono il transito intestinale da peristalsi, sono ricche di acqua, circa 95% le fragole, e hanno dei potenti antiossidanti, ad esempio la fragola presenta gli antociani che poi dà la tipica colorazione rossa, quindi sono importantissime per la prevenzione al cancro sempre. Benissimo, professoressa, ragazzi,
Promossi dalla LIRT perché avete saputo coniugare bene ecco, l'arte del saper cucinare, del saper presentare i piatti con quelli che sono i valori giusti per appunto prevenire ogni tipo di malattia. Poco zucchero, poco sale e olio d'oliva che è un toccasana veramente della nostra dieta mediterranea. Io vorrei qui i ragazzi, vorrei presentarli, sentire un po' i loro nomi e così li ringraziamo per questo bel pomeriggio che abbiamo trascorso insieme. Io sono Maurizio. Io sono Roberto. Katia. Giuliana. Bravissimi, promossi tutti a pieni voti, grazie ancora. E volevo sentire soltanto, ecco, per esempio, cosa significa partecipare a un corso serale di cucina? Perché fatto questa scelta? Ho fatto questa scelta a 50 anni, sono tornato a scuola, è una passione che avevo da sempre. E avendo un po' di tempo, di sera non c'è il tempo, però me lo ricavo lo stesso, vengo qui a scuola, sto facendo il mio percorso con la professoressa nostra e le altre insegnanti che mi stanno dando molto, è molto bello, arrivo alla fine, mi diplomo. Benissimo, simpaticissimi i nostri ragazzi. Allora, il dottor Cienzo, questo pomeriggio insieme a questi studenti meravigliosi, questi piatti ottimi, i consigli della nutrizionista, come vogliamo concludere? Ma io concluderei dicendo buon appetito a tutti, nel senso che adesso non ci tocca che assaggiare queste prelibatezze preparate dagli studenti e dalla professoressa dell'Istituto Alberghiero. Io sono felicissimo oggi che siamo venuti qui in questo istituto che è un fiore all'occhiello non solo del territorio ma di tutta la provincia di Latina, della regione e oso dire anche dell'Italia. È una scuola meravigliosa, io ho avuto la gioia e il piacere di poterla visitare la settimana scorsa, ha delle strutture incredibili, dalle aule didattiche alle strutture sportive, e veramente è un fiore all'occhiello. Quindi grazie di nuovo alla dirigente, alla dottoressa Piantadosi, grazie alla professora Mauro, grazie a tutti gli studenti. Ringrazio anche la nostra nutrizionista, la dottoressa Bruno, ringrazio tutti i volontari, la nostra amica Sandra Cervone che è volontaria a detto stampa della LIRT di Gaeta, gli altri volontari da Enzo Bruno a Cinzia a Massimo Spignese e ringrazio anche l'operatore Livio che è un professionista, l'amico Antonello Bruno. È qualificato a Cinecittà, quindi stiamo parlando di un professionista con la P maiuscola. Grazie, buon pranzo a tutti quanti voi e ci rivediamo la prossima volta per un'altra giornata insieme. Grazie a tutti quanti voi. Benissimo, io concluderei con il motto della LIRT perché veramente ci sta bene, prevenire e vivere. E tanti auguri LIRT che oggi compie 40 anni. Grazie.